della Vittoria Libertas, un'altra società, provincia di Milano, che ha 10 anni più di noi, che li dimostra tutti, ha deciso di... Dicevo, ha deciso di concentrare tutto, come avete visto, in una sola giornata. Noi invece, al contrario, abbiamo deciso di diluire questi festeggiamenti nell'arco di tutta la stagione sportiva, ma non solo, andremo oltre. Come è noto, la guerra è stata fondata infatti il 1° luglio del 1946. In luglio non si gioca, però vedremo e faremo di tutto affinché questa data, quella in modo particolare, venga ricordata. Tra le tante iniziative che dicevamo nel programma, è quella di oggi. Per questo motivo noi dobbiamo ringraziare e vi preghiamo di farlo con un grande applauso. Invece lui era un grande amico della Guelle, di Pesaro, della Savonini, di Valerio Bianchini e Enrico Campani. Ringraziamo anche chi ha montato il video che vi ho visto prima, scritto la Maxita Volate, queste belle foto che sono una marcorda straordinaria di quel primo scudetto. Non ho altro da aggiungere, lascio la parola per un breve saluto al presidente della UL, Adio Costa, che con quella UL ha avuto qualcosa. Buonasera a tutti, grazie. Come sempre, quando parliamo di basket a Pesaro si riesce a mettere tante sedie per sederci e ci fa enormemente piacere questo. Io sarò brevissimo perché la serata non è la mia, è di Valerio ed Enrico, ma voglio ringraziare prima di tutto i miei compagni di squadra che io ho invitato tutti, sono tutti, ringraziano chi non ci può essere, ma i nostri Walter, Domenico, Renzo, e è arrivato arriverà più tardi Matteo Minelli, è arrivato Marzio Balducci che ci faceva sudare molto all'epoca, arriverà Riccardo Paolini, nostro allenatore e nonché vice assistente di Valerio all'epoca, scusate. E quindi niente, vi ringrazio, vi volevamo dedicare un'oretta, insomma quello che sarà di ricordi, credo che meglio di Valerio non si poteva fare. Grazie. Prima di cominciare con Enrico, ci tenevo intanto a ringraziarvi per questo applauso che avete fatto, che è un attore che condivido con gli esattori e con la società. Ecco, a proposito della società, qui si parla di ricordi. I ricordi sono particolarmente cari nel momento in cui si possono ricordare, da cui siamo ancora lì, ma soprattutto perché siamo ancora una squadra innamorata di basket, siamo ancora una squadra che ha trasferisce questo entusiasmo, siamo a Pesaro dove a seguito di quello strumento forse è stato costruito un magnifico palazzo dello sport
che ieri era pieno di gente entusiasta e competente, e siamo a Pesaro dove ancora dopo le difficoltà degli ultimi anni si rivede il sole del basket, perché c'è stato qualcuno qui che ha detto, e prima è stato Ale Costa, che si è preso proprio, che sembra diventato tutta la storia di Pesaro, ma si è preso in carico il compito difficilissimo di portare avanti in tempi durissimi come questi una dignità di basket a Pesaro, e il presidente Amadori del consorzio, e naturalmente tutta la grande organizzazione. Io sono arrivato ieri, era da molto tempo che venivo a Pesaro, e sono arrivato veramente entusiasta del clima, perché ho visto sugli spalti un tipo educatissimo, caldo, competente. Ho visto sul campo una squadra giocare benissimo, al di là della difficoltà di mostrare degli avversari, ma proprio mi ha visto stringere una difesa fantastica, e poi una volta raggiunto l'obiettivo di fermare i loro grandi tiratori, ecco, svilupparsi un gioco di grande armonia, dove con grande piacere ho potuto rivedere come in una specie di magia alcuni movimenti, forse ancora meglio nelle veste di Austin, che secondo me è uno dei migliori, forse il miglior giocatore di quarta fondamentale che ho visto negli ultimi 10 anni. Comunque, tante cose piacevoli, e soprattutto un bellissimo intrattenimento contemporaneo, cioè ho visto una competenza, una passione, un'organizzazione che è riuscita a mantenere vedere proprio col primo scudetto, per il secondo, e poi alla grande tradizione della Serie A. E voglio ringraziare Costa, voglio ringraziare il presidente Amadori, proprio per la loro capacità, la loro fede per poter continuare ad avere una presa emblematica, una presa da seguire, quindi esempio va seguito nel campionato italiano, che è un momento abbastanza difficile. Grazie. Intanto il recuperato campana ringrazia, vedo che si faccia un po' più. Devo ringraziare Pesaro per questa serata, devo ringraziare gli amici, soprattutto la prima linea di una squadra vincente, che mi ha dato grande soddisfazione. Io recentemente a Spalato, e faccio il paragone tra Pesaro, che non è mai morta e rinasce alla grande, è un progetto di futuro, e Spalato invece, che ha fatto una festa per i suoi 80 anni, perché in disfacimento totale aveva bisogno di fare cassa. Quindi mi aveva chiesto un articolo e io ho raccontato che la più bella partita di pallacanestro che ho visto nella mia vita, in una serata di tregenda dove si camminava in mezzo alla neve fino ai ginocchi, così sì, Pesaro perse di poco dopo 2 o 3 tempi supplementari, la più bella partita di Bucoc, 40 punti, era poca cosa questa per Pesaro, perché gli altri hanno vinto, però in quel momento lì, se Pesaro vince quella partita, molto probabilmente vince la Coppa dei Campioni. E quindi è stata una grandissima emozione, perché Pesaro mi ha sempre dato emozioni. Stamattina ero sulla spiaggia e mi sentivo come una di quelle conchiglie che arriva dal mare, così, e dico, sono piccolo, piccolo come una conchiglia, però l'ho messa all'orecchio e ho avuto forti emozioni. Scusatemi proprio l'emozione, ma d'altronde ci sono episodi su questa pallacanestro che hanno fatto di Pesaro, secondo me, la squadra più bella, secondo me, che ha rotto un equilibrio, che ha rotto una frontiera, un muro, non solo perché usciva il basket da un quadrilatero Cantù, Varese, Milano, Bologna, ma perché c'era una frontiera, perché non era mai sceso sotto Bologna lo scudetto
Roma, sì, con Roma. Se gli fatti Valerio a Roma, ha detto a 36 anni, era 36, no? Gli anni quando era in Roma. Credo, nell'80. Nell'80. E quindi lui rompe questa barriera così e decide di venire a Pesaro. E si comincia, perché lasciare Roma per Pesaro? Cioè, tu non sei mai stato un personaggio venale che ha anteposto i propri guadagni, l'ambizione personale a Pesaro, ma hai sempre ambito grandi sfide. E quella era una sfida con te stesso, eri affascinato da Pesaro, affascinato dall'impasto dei giocatori, i giocatori italiani, forti allora, o soprattutto battere Milano. Quando io venivo dalla nazionale e avevo già lasciato il Paco di Roma, perché non avevo parlato in nazionale, quindi era un motivo abbastanza poco per lasciare il Paco di Roma, nonostante avessi un vinto così importante. Ma in nazionale ho conosciuto dei giocatori, ho conosciuto tre giocatori della Savolini, esattamente Magnifico, Costa e Gracis, e poi conoscevo Picchiato, Zampolini naturalmente, e ho pensato che quei tre giocatori lì potevano costituire il nucleo di una grande squadra, perché stavano arrivando al momento della loro maturazione, ottimi atleti, serissimi professionisti, grande talento. Pensavo potevano essere, quindi quando abbiamo trovato che si era prima preso al volo, perché ho pensato che su quel nucleo lì, una volta si costruivano le squadre vincenti su un nucleo degli italiani, e poi gli americani andavano e venivano. Ho pensato, quello è un nucleo vincente, quello è un nucleo che si svilupperà, e dunque vale la pena esserci con quel nucleo. Un metodo di lavoro che poi hai trasferito anche al tuo terzo scudetto. Quindi cioè, è sempre adottato questo metodo di lavoro. Ma dunque, io sono convinto che un allenatore... Ti sei piegato magari alla prevalenza dei giocatori stranieri su quelli italiani. In che senso, il terzo scudetto, dici? Sì, no, anche nella fase successiva della tua carriera. Dopo la sentenza Bosman, il basket è cambiato radicalmente, poi con l'introduzione di Tiro al Tre, poi ancora di più. Quindi stiamo parlando di un'epoca diversa. Quell'epoca lì, avere giocatori validi italiani era fondamentale. Io venivo, avevo fatto l'esperienza col Banco di Roma, dove avevo avuto un grande giocatore come Larry Wright, però la solidità mi era data da Girardi, da Polisello, da Soffrini, da Sbarra, eccetera. Così come avevo avuto per vari studenti, avevo vinto scritto a Cantù, ma c'era tale Mazzolanti, tale Valiviera, tale Antonello Riva, che io mi si fa in squadra quando vai a Cantù, e cioè avevo questa percezione qui, e su questa base qui ho pensato, poi non basta i giocatori, poi ci vuole anche la società. A Cantù era una grande società, a Roma l'abbiamo fatta noi la società, però avevo le spalle anche di Roma che mi ha seguito in tutti i miei suggerimenti. Ma qui c'era già una società che aveva già fatto una finale di scudetto, aveva un grande patron come Walter Scavolini, cioè era veramente un posto appetibile, quindi ero onorato di dire a Pesaro. Tu sei stato un valore aggiunto, con quali arti, con quali capacità per arrivare allo scudetto? Ma dunque io ho vinto tre studenti per le spalle diverse, un po' si è ricalcato una cosa caratteristica. E molti mi chiedono, particolare peculiarità, e io dico che un allenatore ha un suo sogno, che matura nel corso degli anni, delle esperienze che fa, delle sue allena, degli allenatori. Io ho avuto grandi maestri, sono stato assistente di Guerrieri, di Arnaldo Taurisano, sono stato assistente di Giancarlo Primo. Cioè, queste cose ti formano e tu le metti in relazione con la tua personale visione della tua carriera. Diventa la tua personale visione, ma insieme alla tua personalità, come tu vivi.
Ora, se tu sei fedele a questo sogno, allora puoi portare in luoghi diversi, naturalmente adattandoti alle nuove situazioni, sia in termini di giocatori, sia in termini anche di ambiente sociale, no? Tu diversa da Roma, come diversa da Pisa. Però se hai un'idea, se hai un tuo sogno, se hai, e va bene che lo devi difendere da tutti, perché tutti te lo attaccano, il tuo sogno, soprattutto se le cose non vanno bene, e devi tenere duro anche quando le cose vanno male. E se hai questo sogno, e allora hai anche la capacità, hai una sicurezza di te, di poter trasmettere la tua visione del basket e poi giocatori, perché poi la cosa principale di un allenatore è convincere i giocatori a seguirti su un certo percorso di basket. Valerio, hai detto giustamente una cosa, tre scudetti con tre città diverse, e poi anche lo stress dello scudetto così trasferito positivamente nella procreazione, quindi una felicissima Marina, quindi ad ogni scudetto un figlio, un altro record, ma soprattutto il record, cioè nessuno ha fatto mai caso che tu sei, come diceva Ressore, la premonale di Lucio, no? Dove hai lasciato una squadra, cioè e quella non ha più vinto, e invece hai lasciato l'ultima volta lo scudetto di Pesaro, poi hanno rivinto col tuo assistente, con gli stessi giocatori, no? Quindi è un fatto abbastanza insolito questo, significa che i bravi allenatori poi lasciano una squadra allenata per i due anni successivi. Io è un discorso che faccio spesso, ho fatto spesso nel corso degli anni, o è solo casuale che appunto dopo di te quali squadre? Sono successe tante cose, è successo che io, proprio considerando questi tre giocatori più gli altri italiani, che altro, cioè poi anche altri, potevano costruire un buon inizio. E poi il mio problema era di aggiungere giocatori che non rubassero queste qualità agli italiani, ma che invece confluissero in questa ricchezza degli italiani, in modo determinante, e aiutassero a far sbocciare proprio questo fiore che stava sbocciando. E inizialmente abbiamo trovato Barra, che era un eccellente giocatore, però più un terminale, almeno uno di. E poi con Asa, Pedro, che si era innamorati, che era un straordinario realizzatore, anche un ragazzo simpaticissimo, però non sentiva l'impegno, diciamo, di spingere la squadra, era un po' più egoista. E lì abbiamo cambiato i giocatori, è stato un grosso salto per tutti gli altri. Non dimentichiamo che con i nostri giocatori siamo finiti quinti. Quando siamo finiti quinti, è stato un momento molto, forse qualcuno dei ragazzi si ricorderanno, c'era un certo periodo di tempo tra del campionato regolare e l'inizio dei playoff. A quel punto lì la squadra sembrava quasi appagata di essere quinta, ma io sapevo che era zero, era niente per il quinto posto. E mi ricordo che facevo una riunione prima, proprio nella saletta con la Rana, prima dell'inizio degli allenamenti per i playoff. E mi ricordo che mise sulla lagna alcuni punti. Il primo era che non facevamo i playoff per fare una passerella. I playoff si fanno per vincere il campionato. Che cosa significa vincere il campionato? Significa dare un senso a tutta la propria carriera. Che è una carriera di ragazzi, bravo, noi li vediamo che fanno i soldi, diciamo, per i ragazzi, eccetera, eccetera. Però rinunciano anche a tantissimo. Rinunciano, dopo quei anni vanno all'università, studiano, pensano al futuro, oppure cominciano un lavoro, imparano a lavorare. Loro imparano sul basket. E dunque, finite la vostra carriera. Se siete stati campioni, forse avete un'altra carriera da cominciare. Non semplicemente essere criticati. Questo era. E poi ricordai anche
che i vincenti del campionato avrebbero partecipato all'Open di Madrid. L'Open di Madrid adesso per noi lo vediamo così, ci sono in posizione, ma allora era un complesso. L'Open di Madrid era un torneo fatto da Real Madrid, che ospitava, dalla Jugoslavia, Jugoslava prima della divisione della Jugoslavia. Quindi c'era top of the top dei giocatori fantastici. Più c'eravamo noi, e infine c'erano i Boston Celtics. Sto parlando dei Boston Celtics, di McKay, di Larry Bird, cioè i Boston Celtics, parlare di Boston Celtics era come parlare dei Beatles, per noi era come fare, essere un gruppo di musica che precede il concerto dei Beatles, capito? Cioè, e credo che a quel punto lì i ragazzi abbiano percepito che avevano la possibilità di andare oltre quello che fosse. È stato fondamentale quella cosa lì, è stato fondamentale la loro ripercezione di se stessi, non come una squadra di medio-alto livello, ma come una squadra di vicino, che poteva vincere. Poi è venuto e poi credo che quello che sia stato la realtà che sia rimasta. Tu sei, hai fatto illusione negli anni 80, che io considero sempre quello della meglio gioventù italiana della pallacanestro. Se vai a vedere anche i punteggi, si vedevano partite sopra i 100 punti, eppure la difesa c'era, così, quindi forse non c'era ancora l'uso esasperato del videotape. C'è stato, perché a quel punto si segnava più di 100 punti, molte partite più di 200 punti complessivi, e oggi siamo scesi a questo livello, la fisicità, migliora, così diciamo, predisposizione alla tattica degli allenatori, quindi, oppure la standardizzazione dei ruoli, per cui uno fa una partita intera magari senza tirare, deve bloccare quell'altro. Intanto prevedo che mi sono sposato nel 80 e ho questo amico dopo che Marina mi ha dato dei suggerimenti tecnici. No, mi ha dato un po' però se... No, poi sei stato la polvere negli anni 80, perché hai infilato tre scudetti, capito, con tre squadre diverse, ma cose... Dunque adesso tu hai messo un accento su un punto molto difficile da insegnare, perché allora era un massimo diverso. Oggi un basket basato sulla fisicità, sto parlando del basket italiano, che non del basket europeo, che è un po' sulla fisicità e sull'abuso del pilota. E il pilota uno dice, c'è il pilota fa più punti, no? Perché il pilota abusato porta invece a uno scadimento del gioco, porta a sentire poi il nuovo nostro, il canestro, porta a usare con una serie di conseguenze negative anche sul gioco. Questo è quello che stiamo vedendo adesso. In più, appunto, questa super fisicità è una bellissima cosa, perché sto indicando solo che va comunque canalizzata dentro un sistema, e evidentemente porta a degli squilibri nel gioco. Il gioco è molto cambiato e secondo me è arrivato il momento anche di pensare a quello a come stiamo gestendo il gioco. Però devo anche aggiungere una cosa importante, che nel 1915, no, per genere, il basket non aveva ancora l'arte dei secondi. E New York ha preso un giocatore enorme che si chiamava King Kong, il quale stava sotto canestro, buttava la palla e lo metteva dentro. E lì è nato il principio che il regolamento deve seguire gli sviluppi fisici e tecnici del gioco. E lì è stato vero che ce ne sono in salita la lampadina e poi non so, è arrivato in 30 secondi, poi è arrivato in 24 secondi. Cioè, a questo punto è il legislatore che deve intervenire, perché l'abuso lo stanno dicendo anche in America, a fronte dei team di Stephen Curry. Gli allenatori americani sono depressi perché i loro ragazzi vengono in campo e prendono e tirano a Stephen Curry, e cioè dimenticando la ripossessione del titolo e tutte quelle cose importanti. Quindi penso che tocchi a questo punto al legislatore di pensare come arginare questa deriva del pilota. Dopo dobbiamo ricordare, se ricordate nella storia della pallacanestro, anzi si è apprezzato perché è
avuto il grande coraggio di tagliare dei giocatori a stagione in corsa, rischiando poi sulla tua pelle, così mettendoci sempre la faccia. Quindi sempre Ulisse o Capitan Ahab in queste tue avventure, quindi dopo vanno raccontate e neanche ne abbiamo parlato in questi giorni. Ma personalmente, se devo parlare di Bianchini e quindi fare una teoria su tutto, Valerio, se non mi sbaglio, è stato eccezionale, anche perché quando hai preso una squadra l'hai preso con quei giocatori, se sei intervenuto soprattutto sugli stranieri, mi sbaglio no. Cioè, caso insolito, invece tutti vogliono subito, dice sì, è il nuovo allenatore, però voglio questo e quell'altro. E quindi ti ha dato sempre una forza questo qui, hai creduto molto in te stesso e negli italiani, perché cioè, tu hai vinto con Clarence Pick, che puoi ricordare quello che quando ha detto dove vado a giocare così, dice, pensava che Roma fosse vicino a Manila nelle Filippine, vero? No, mi chiesi, ma mi chiesi perché si rompe Kim Hughes 10 giorni prima del playoff, no, mi testa la sinistra, e io penso che non si era un dito, ma avevo sentito di questo buon rivalzista che c'era nella CBA, ma dopo io volevo giocare anche in corazzo dopo, però perché sono diventati un po', però aveva l'addosso e allora dico all'allenatore, senti, fammi parlare con Clarence, perché non po' di tipo è, no? A quei tempi si usava ancora, adesso e sono tutti i procuratori che mi mandano a casa via mail, che mandano a giocatore, no? È tutto vecchio. Allora c'è ancora un giusto, si vede che io non allora, dopo la partita, sempre quando ho spento, il bambino è nuovo, cioè, era 2 metri di altezza e 2 metri di larghezza. E arrivo con il volo e mi faccio, si faccia il nome, Lorenzo. E gli dico, ma io sono un attore europeo, verresti in Europa a giocare? Cioè, cosa? Dice, sono già stato in Europa a giocare. Io ho tutte le statistiche possibili, immaginabili, non mi risultavo. Dico, ma in che nazione sei stato? Una delle Filippine. Con la geografia non ci siamo. Siamo la storia. Sì, raccontiamo ora questi fantastici e rocamboleschi tagli della grande lo scudetto del Carlini, perché sfidando tutte e tutti, anche magari il tuo presidente che voleva Carlini, no, è un personaggio. Vediamo questo, il clima del lavoro, soprattutto in una società come la Carlini, che era una società famiglia, cioè la grandezza di questa società lì, era che il patrono, diciamo, assimilava la sua azienda, addirittura la sua famiglia. Asa era adorato perché era un ragazzo veramente delizioso. Cioè, l'idea di tagliare i giocatori non era così come adesso che si cambiano i ragazzini praticamente. Poi non c'era dietro era un'idea lì, era l'idea dei procuratori per lanciare i soldi. Cioè, e quindi era una cosa che lo scioccava un po', anche perché Asa faceva 30, 40 punti come leader, no? E quindi posso capire. Però continuo a pensare che un allenatore ha un senso in più dei presenti, ovvio, ma anche degli agenti, diciamo, no? Che abbiamo qualche partita in più. E io avevo questa idea che avevo bisogno di corposità, avevo bisogno di maggior difesa, avevo bisogno di maggior fisico, avevo bisogno di maggior personalità, avevo bisogno di un giocatore che fosse più dentro la squadra di quanto io faceva Mazzatelli. Quindi vengo a sapere che tagliavano Darwin Cook. Io Darwin Cook lo seguivo ogni anno perché l'anno in America intanto avevo visto che giocare in Nets, giocato dei professionisti e mi piaceva pazzo con questa sua fisicità spaventosa. E andavo in America, ma soprattutto andavo d'estate a vedere il torneo di Kai Show, che è in una, non è il torneo ufficiale della Summer League degli NBA, è un'opera tra, diciamo, l'abitante di un quartiere molto particolare dove ci sono sempre assassini, cose.
e c'era questo torneo qui, era interessantissimo, dove si giocava sempre, e io ero nel 90, quando venne a sapere che lui era stato tagliato di Renz ed era andato a giocare alla COS, che era una squadra della CBA, allora, è tornato, non potevo più, comincio a parlarne, ma Scaglione era pochissimo, ci erano solidari questo. Ma la società era perversa anche perché c'era questo aspetto affettivo di Scavolini, che era anche apprezzabilissimo, perché era uno che faceva famiglia, lui aveva forza straordinaria dentro la squadra, soprattutto quando le cose non vanno bene, no? E insomma c'era questa resistenza, no? Io ho tentato, ora mi metto d'accordo con un agente di questo qui che mi dice: guarda, domenica non gioca alla Cross, che è un paese sperduto in Illinois. Se tu vieni lì, parliamo, vieni un po' qui. Io la domenica avrei giocato, la squadra la domenica avrei giocato con Livorno in casa, una partita facile, diciamo, che potevo affidare al livello Scariolo, l'unico mondiale, ma no, allora al livello Scariolo. E racconto che vado a trovare mia mamma a Chiavari, anche mio luogo di elezione, va bene, a Chiavari. A quei tempi non c'erano i telefonini, era una grandezza incredibile, era un vantaggio incredibile. Madonna, eh? Poi faccio sapere che mi sono ammalato, poi sono influenzato. Invece io che faccio? Prendo l'aereo e vado a Chicago, poi prendo un aeroplanino e vado alla Cross di noi, dentro un gelo, se là si vede un freddo pazzesco, tutto gelato, tutto bianco. E solo che commetto un gravissimo errore, adesso fate il biglietto a un'agenzia di peso, per cui io non tolgo, compreso a sapere. E come arrivo lì, che succede? C'era un albergo che era dentro la palestra, per fortuna. La palestra è un albergo, il palazzetto. Vado e chiamo in camera dal Cuni, gli dico: senti, dai, che se non è andato con te. Vengo a vedere la partita, vorrei fare una cagata con te. Ah, ok, ok, questo, ok. E allora vado... Alla squadra poi aveva già giocato a Livorno nel frattempo. No? Sì. Quando ho avuto... Certo, io avevo tutti i messaggi, dicevo, potrei dire, guarda, non posso dire, non resto qua. Allora, vado a vedere questa partita, e resto affascinato. Ma non dalla Ricucci, dal giocatore che mi ha stravolto, che era Ray Sugar Richardson, che era in Potential League, era pulito da NBA perché era sentato sul cavo, per cui era lì ed era un fulgore spettacolare. Un giocatore. Cook è sparito dalla testa, anche lui si è diventato tutta la pubblica, la superstar. Sugar Ravis era stato per 7-8 anni sempre nel nostro game dell'NBA, era una persona bellissima. Io ero incantato da questo. Finisce la partita, torno in camera e trovo Asa Petrovic ha fatto 42 punti. E mi stavo rendendo. Torno, si parla. Però avevo questo impegno di parlare con Darwin, dopo di cenare con Darwin, scendo nella sala pranzo dell'albergo, che era una cosa, la sala pranzo degli alberghi, sono tutte dubbie, perché così uno non può vedere quello che mangia, la cosa è complicata. Non c'è nessuno, c'è solo io, mi metto in fondo là, speriamo che Darwin non venga. E ho cominciato a mangiare, invece lo vedo la sua figura là in fondo, fermo lì. Allora dico: ah, vieni a vedere. Comincio a fare un po' di cazzeggio, a dire cose che... Perché non è tanto dal dubbio. Quando lui mi guarda deciso, non bisogna interessare. E comincio questo cazzeggio e Darwin mi guarda negli occhi. Io lo voglio mangiare, lui non voleva mangiare niente. No, non mangia niente. Mi guarda negli occhi. Mi prende il braccio così,
nello sfracello e dice: Coach, I am your man. Io ho pensato, oddio, sono finito in un locale gay. Ho visto questo suo desiderio negli occhi. Ho visto, ed è questa, la luce negli occhi dei giocatori che conta. Non sono le stupide statistiche, non sono quegli idioti di agenti. È la luce negli occhi. Ho preso, sono messo sull'aereo, in turistica, per parte di Madrid. Quando lui ha fatto questo volo, la cross Chicago Roma e poi c'era una chiamata, si chiama, quando sono andato a Roma ho telefonato a Coscelli di fare una conferenza stampa da Rocco e lì c'era Asapello che si chiama e poi naturalmente ho rischiato molto, ho rischiato sul sicuro perché sapevo che stiamo lì a avere fiducia nelle mie scelte. E piccolo particolare, non è stato così per il resto, da peso, ci hanno tolto tutto da peso, ragazzi, non scherziamo, non so se qualcuno qui trova, peso del innamorato di Asa, che non c'era il blocco, era un bambino, si innamora dopo, si era un bambino, e avevano tutti contro, per la strada, la gente dice, no, cosa hai fatto? Nel frattempo, arriva Darwin Cook, e il primo allenamento si stoppa. È stata una cosa terrificante, ma poi c'è stato l'episodio da vedere, certo, però l'episodio anche ha una morale, poi, perché tutti dicono l'ho scelto, tu hai dichiarato l'ho scelto con Foster Market. No, non è vero, perché a me risulta che tu avevi una solida relazione con i Boston Celtics, addirittura lo conseguivi da un anno, lui. È vero? Lei conseguiva la vera UCLA. Poi è andato in questo senso, perché diciamo bellissima, che è una parola grossa, però è una relazione con Red Auer, certo. Red Auer, quando io vinsi campionato dalla Pini, allora non c'era la Pure con la Costituzione. Red Auer, ma che è il grande Santone, della Red Auer, ha vinto 9 titoli, ha vinto 9 titoli, adesso era un Santone assoluto, ma non solo per basket come coach, anche c'è un libro bellissimo, proprio per il manager. E allora avevamo ovviamente con i toni per uscire, no? E Paolo mi dice, Sara, vai a senti il nostro direttore della Buiton di Fuga, l'Akesak New Jersey, che magari ti può dare una mano. Comunque anche se mi interessava perché la patria di luogo nativo di Frank Sinatra, quindi sono andato comunque e poi anche per andare a Sagnone. Vado lì e questo qui si chiamava Menos Gas, era un ebreo. E tu sai come lo obbligherai anche negli Stati Uniti. Dice, ah, bisogna giocare con la sede che chiama un mio amico. La segretaria chiama per farmi la dice, senti, Red, c'è qui un mio amico italiano che ha bisogno di un mio amico. Poi, questo è andato, solo dopo però, da Red Auer, che è una cosa per me, per Laura, in ginocchio, no? Ancora il vecchio posto grande. E portato i sigari, certo. Però, lì, naturalmente, che ero spesso male, non mi sono fidato ancora. Lui mi ha detto, ah, sì, ti aiuto a preoccupare, ma io sono un giocatore che non ti fa di vita, infatti abbiamo mandato via dopo un mese o due mesi, e però poi vai da Alberta, adesso anche un mese di lontani, di che arrivare in Italia dei Soresso, a cui io personalmente dedico la mia carriera di allenatore, c'era dei Soresso lì a fare quei canestri e illuminare il gioco come se lo ricorda bene, ma è il migliore gioco che si può fare lui con quella veste, con quella dedizione straordinaria, forse non avrei smesso di dire.
Perciò poi sono rimasto in contatto con le lauree che siamo tornati, anche Santi, quando siamo stati, sempre andavamo lì, noi avevamo finito la stagione, non siamo più. Per cui a quel punto lì si è verificata questa possibilità. Soprattutto ho saputo che Dario, che stava andando benissimo, era caduto in disgrazia, perché aveva lasciato un'intervista che il Brandon Bird aveva considerato più rispettoso, diciamo. E quindi Larry Bird è andato da Red Auro e ha detto: oh, questo non voglio vedere, se si vede nei soldi, vengo io, ma non lo vedo. E era allora che mi sono buttato al buono lì, anche perché poi avevamo avuto i fortuni di Bala. Però attenzione, adesso dico questa che abbiamo visto. Abbiamo cambiato due giocatori contemporaneamente in un momento avanzato della stagione, e ci hanno odiato tutti, tutte le persone ci hanno odiato profondamente. Poi erano giocatori di un valore pazzesco, e poi quando Dario Cook ha cominciato a giocare, allora arriviamo a fare i playoff con Caserta, e siamo lì, siamo a Caserta, e lì c'è il riscaldamento, io sono seduto in panchina, e un signore distintissimo della prima fila viene e mi dice: Bianchini, hai camminato più lento di Moana Pozzi. Diciamo tre non segreti, cioè tre particolari che hanno deciso per un memorabile scudetto di Pesaro, così sul piano tecnico, sul piano dell'invenzione o dell'improvvisazione, c'è stato durante la partita, e poi sul piano della comunicazione, perché tu hai vinto degli scudetti anche per la capacità comunicativa. Siamo per vincere lo scudetto, di solito ci vogliono tre elementi. Ci vuole la tecnica, naturalmente, non la squadra. Poi ci vuole la politica. Poi, secondo me, ci vuole anche la comunicazione. Sicuramente a Scavolini aveva la tecnica, c'era già fatto una studio contro Milano e Milano aveva vinto, era la grande Milano, Milano Valere, la Milano di Craxi, la Milano dell'affluenza, la Milano della ricchezza, la Milano della moda, no? E era dura, e bisogna essere il pescatore, giusto? C'era il pescatore, quindi, allora, a fronte di questo fatto qui, ci voleva anche la politica, ma la politica era tutta da parte. Allora c'è un altro elemento che potrebbe essere la comunicazione. E la comunicazione per me è stata facile, perché? Perché quello è stato il primo anno, io avevo fatto l'esperienza già con i pilote, veramente contro Peterson, contro Milano, con Roma. Però io a Roma, capito, Roma era una forza politica, capito? La squadra era un grandissimo giocatore, era abbastanza buono. Però lì ci ho messo la... Ma avevo un grande contrattato, che era Peterson, e poi tutta la stampa milanese, tutti gli amici qua che porteranno, i Pea, i Grimoletti, tutti sfegatati. Ma Camillo Giordano aveva Milano più buono, no? Quindi, però cosa è successo? Era successo che Peterson l'anno prima aveva smesso ed era entrato Casalini aveva già vinto la Coppa Roma, cioè un amico fesso, però non aveva il carisma e quindi è stato un po' un caso, perché adesso vi confesso, Repubblica fece un titolo a un'intervista, perché a quei tempi Repubblica Nazionale, adesso non parlo più di basso, a quel tempo la Repubblica sparava grosso sul basket, fece un titolo: Bianchini, due punti, Casalini è il nuovo Cop
nata questa cosa? Dalla intervista con Emanuele Odisi, che è una super sorpresa, adesso farei indietro. La quale mi stimolava su questo, io ho risolvuto su tante altre cose. E poi dice, a un certo punto dice, e poi c'è casa mia, è il suo lavoro. E il nuovo compito di Dio, perché allora c'è il nuovo compito di macchina che sparava a 60. E io dico, io non, è, non ho pensato che era per segnassi quella frase di Pedro Ataca, anzi, non era vero poi, non era vero lì, perché mi ha detto poi Peterson che Casalini, nel momento in cui gli è dato il percorso, non l'ha più nemmeno cerrato, cosa deve essere fatto, perché è un classico questo, no? Per cui non era assolutamente vero. Però quella spara col titolo che crea lo scandalo, scorrendo, eccetera, eccetera. Cosa faccio io? Io non ho mai smentito un giornalista in tutta la mia vita, mai, qualsiasi cavolata mi avesse messo in bocca, mai smentito un giornalista. Io cavalco quella cosa lì e dico, questa è un segnale, la strada per attaccare Milano nel punto debole, Milano di Meneghi, tanto, Macabu, Premier, la grande Milano, no? E allora, io ho cominciato la serie in cui c'è stato un giornalista che ha accolto con cura queste cose, anzi mi stimolava, che era il presidente di Vito Campana, che appunto anche era, e lui era capo guida della Gazzetta, aveva voluto anche censurare, invece ha messo sul piano tutto la violenza che ha messo nell'attacco a Milano, al modo di Milano, dicendo ah sono vecchi, è una vecchia zitella, queste pelle si sbagliano sento, perde la guarda parrucca, tutte le cose che poi mi ha raccontato Premier, incidevano moltissimo, sono però mi sono a prendere in giro Casalini, che erano anche l'uomo comodo, ma è chiaro che ha minato una sicurezza da dentro, cioè nel senso che le cose che abbiamo scoperto sono tante, quindi non basta, per esempio, non basta i giocatori, ci vuole qualcosa di più, se non c'è la politica, allora bisogna inventarsi qualcosa nella politica. Allora, adesso un applauso, adesso passiamo, non chiamiamo il pubblico, tra gli amici chi vuole fare una domanda, Marino, fai una domanda a Valerio. Allora passiamo alle domande. Poi c'è pure lì. Si è dimenticato di una cosa. La prima partita di tutti. Quanti punti ha preso Valerio? No, io dico comunque adesso mi ricordo. Molto bene ricordarmi. Ultimamente comunque poi riesce a giocare. Incontriamo ancora il campionato però. Casetta. La prima Valerio. Io ricordo che giochiamo con Casetta, che aveva un certo Oscar Schmidt, non so se mi dice qualche cosa, cioè il più grande giocatore europeo. E Cook era appena arrivato. Ci vediamo, io e lui ci vediamo in videotel, ci vediamo in videotel di cosa? E vediamo l'allenatore Oscar, che ogni volta che tira butta la palla per terra e continua a fare il mare. Lui guarda e dice, ok, corso, però andiamo in campo, cosa sarebbe? Oscar è un 4 e Cook è un 2, però andiamo in campo e arriva la palla a Oscar, butta sulla palla, Carmi Cook era già dalla parte schiacciata. Oscar completamente sotto shock.
sono altre domande? Chi, altre domande? Chi vuole? Non è una domanda, le chiedo forse se mi risulta che la sponsorizzazione Scavolini sia la più lunga della storia dello sport italiano. E correggetemi se sbaglio, 37 anni di sponsorizzazione. Se come vuoi dire. Risulti quando vengo in Italia, sì, 38 anni, però no, io stare fuori dai nostri figli, non saprei, ma in Italia sicuramente è la più longeva, è stata la più longeva, 38 anni. Grazie. Altre domande? Qua. Prego. Io vorrei chiedere a Dario Costa, visto che ha giocato per questo grande coach, cosa diceva Bianchini per motivarti prima delle partite? No, la censura lui faceva. Lui faceva un gran casino per tutta la settimana sui giornali, picchiava di qua e di là. A voi cosa vi ha raccontato? Cosa vi diceva? Erano cose nostre. L'unica cosa che devo dire a Valerio, che mi ha fatto marcare tante volte Rusconi, che però Rusconi a quell'epoca non giocava a Milano, ma giocava a Treviso. Era un altro Rusconi. Altro? Beh, alle cose, lo sto detto io, poi la finale è stata con Milano, no? Che naturalmente ho apprezzatissime cose. Però che cosa è successo? Che noi giocavamo, a sinistra c'era Valde Magnifico in post basso e Darren Stack. Okay? Poi c'era Gracis, su questo lato, di là c'era David Cook e sotto mezzo, dall'altra parte, sul lato destro, Ario, perché è Mancino, giusto? Solo che gli stati inglesi hanno pensato a dobbiamo fare tutto il massimo contro la coppia Darwin Magnifico, che era poi realizzatore di Carpegna Magnifico, è stato il primo amore che è per Paschi. Era una casa incredibile, e di là avevamo, siccome c'erano sia cose che molto solidi, diciamo, no? Ora, questo fatto che tutta la difesa, noi ovviamente andavamo a sinistra, stavamo a parlare da Andrei, il tema era il dietro, tutta la difesa di Milano si aveva messo contro noi, l'avevamo messo King Kong Medellin, che Medellin andava a giocare contro la Padre Manini e era contro Dare e avevano messo da qualche parte dovevano promettere il grandissimo McAdoo, superstar delle 10 anni e allora gli hanno detto tu marca Costa e tanto quello non gli hanno mai la palla cosa. E infatti succedeva prima a sinistra. Poi la palla girava, grazie la dava a Cook che si muoveva in stack su Costa, buttava la palla dentro Costa, che gli bastava fare un passo dentro e McAdoo saliva, che difesa era come zero. McAdoo saliva e Costa di sinistra andava ad appoggiare. Cioè, per dire, poi scusate se ricordate su quelle cose lì. Ciao. Sfruttare quelli che possono essere dei marchigiani di avversari e ruotare proprio da voi. Io ne approfitto per dire una cosa perché la vorrei dire, non vorrei portare via tempo e spazio anche ai miei amici che mi prego di fare una domanda. Mi prego. Io e Valerio, prima ho parlato di Chiavari, Chiavari è la mia città.
Io un giorno, una mattina, di, non mi ricordo, aprile, marzo, suona, e già per trovare casa mia è chiaro che è già un'impresa, perché non abito in città, abito un po' in collina. A Cogollo, bravo, esatto. Suona il campanello da domenica mattina alle 10 e c'è un mio babbo va da qui e dice: Ario, c'è un signore che dice che si chiama Bianchini, ti vorrebbe fare un provino. Io gli dico: ma chi è Bianchini? Ah, non lo chiedi a me, non lo so proprio. Insomma, Valerio mi portò in una scuola media a Chiavari, mi piace fare, ero imbranatissimo, incapace, mi piace fare, boh, non so, un po' di terzi tempo, eccetera, e dopodiché mi portò in raduno con Santi Puglisi, che facevo un mazzo così, ad Asiago con Libi di Roma, e lì è stato il modo che ho conosciuto Valerio e Santi, ma poi da tutto il resto, insomma, più o meno si sa. 13 e mezzo. Allora, la geografia si quando è rialzo. Ci sono altre domande? Provino con i bimbi di Roma. Ho fatto anch'io l'evento, dopo 14 anni, l'evento. Non t'ha preso? No, dopo io ho una lettera del presidente Luciano. Voce? No, dico che il presidente dell'epoca di Roma, Luciano Acciaro, poi la lettera spedita a casa mio padre, che il molto torrentale. Ah, quindi tutti e due a 14 anni? Sì, c'era già a casa mio padre. Sì, lo so io. Perché Santi parlava di Bravo. Io non sono Santi, mi rovinavo la camicia. Ti volevo chiedere una cosa. Mi ricordo che l'anno primo scudetto, noi giocavamo in casa la prima partita, anche se cioè, il vantaggio è che chi era il peggio classificato giocava in casa. Poi noi giocavamo due a Milano, poi in un'altra casa. Cioè, noi vincemmo la seconda a Milano. C'è la gara 2. La gara 3 noi la buttiamo proprio senza incazzarsi. Mi ricordo che lo Zoppi dice, ma perché si piazza tanto peso, vediamo, vinciamo. Si prendono, non essere sicuri, chissà cosa c'è, cioè, mi ricordo che poi insomma, si vede civile questo fatto di vederti così, allora andiamo in cambio, se niente io. Adesso vi dico, l'anno prima, vi dico una cosa che è passata da mezzo mamma, una cosa che è passata da sede sua, che lui va a Bologna, fa un provino e lo scarta, no? E dopodiché diventa magnifico, no? E Borrelli va dall'allenatore che l'ha scartato e gli dice: tu non sei uno scopritore di talenti, tu i talenti li ricopri. Io ho giocato un anno la fortitudo, allora può essere l'avvocato Borrelli che mi ha chiesto per la Virtus e giorno qui l'avvocato Borrelli. Ma lui venne a provare anche a Rieti, venne a provare, solo che lo scattano nel senso. Non c'ero io, però scusate, ma io ho un'immagine che non
non scoglierò mai più il Batte Magnifico. Quando noi siamo avanti in finale, che Milano sono esausti, e gli anni ancora non si rassegna. Ma lì siamo andati, Antonio, assieme a Michele, ancora cerca di rubarla, ma scivola, cade in ginocchio. E Walter, tenendo la palla sul lato, dice: resta lì. Perché racconti invece l'incontro segreto che hai avuto a casa tua con Walter Scaolini? Io non ho detto della nazionale che doveva essere più bello, diciamo, no? E però mi chiedono questa, per dire, e vedo arrivare Bertini, che per me Bertini era un simbolo di una pallacanestro sovrumana, diciamo, e con Walter Scaolini. E mi ricordo che non ha un po' scoraggiato Walter, perché mi ha detto: sì, però noi non possiamo dare una casa come questa. Infatti, poi ci ha dato casa sua. Raccontalo tu adesso, dal tuo punto di vista. No, allora, intanto è stato tutto un accordo segreto, perché non si poteva tu allenare la nazionale. Sì. E lui ancora non era titolare proprietario della squadra, tutti avevano avuto il grande segreto. C'era Palazzetti ancora, dopo aveva scoppiato la diatriba sulla società. Per cui lui comunque si era messo in testa che voleva parlare con me. Via Mogadiscio 5, quartiere africano. Dico bene, ma lei ha preparato le partite. Ah. Io mi ricordo, lo chiamo e dico: lei, allora c'è che per la testa. E lui mi disse testualmente: io non lo conosco, però se lo presenti tu, deve essere una brava persona. Andiamo là, parlando. Scavolini mi ha fatto era così terrorizzato che qualcuno ci potesse vedere per strada. E dedurre che stavamo andando a Roma, che non avevamo mangiato un cazzo nell'attacco. Che ha delle farine, che c'è chi vive con un genere di crime, quanto gli dice sul fatto che c'è Roma, hai una casa come questa, non lo posso. E mi sono dire la villa, naturalmente. E Felipe, lui disse: va bene, il giorno che io dovessi smettere di non ricarico con la nazionale, te lo consumerò. Passato qualche mese che si ormai bussava le porte ed è successo quello che aveva successo. Ma volevo aggiungere che quando poi sono tornato a Pesaro, Scaolini ha svoltato la casa sua per andare in casa sua. Diciamo per parlare. Se ci sono altre domande, altrimenti terminiamo qui questo incontro. Adesso gli archivi di vita tutti a cena. Ok, Valerio, vuoi chiudere questa chiacchierata? Voglio chiuderla proprio arrangiando un filo tra quei giorni lì e i giorni di oggi, perché in condizioni così diverse, così più difficili adesso, sotto tutti i punti profili, sotto tutti i profili, credo che Pesaro sia ancora viva, sia ancora quel grande orgoglio, e ancora con la grande dignità, e ancora un grande amore per il basket. Buon lavoro. Io vorrei un applauso ai due presidenti, perché con Valerio abbiamo dialogato le ultime 24 ore e ci saremo assicurati, diciamo, non avete invece rassicurato che questo è stato un grande futuro. Lui come Gasman ha un grande futuro dietro le spalle, quindi è straordinario. Ma scusatemi, devo dire anche una cosa, perché vorrei coinvolgervi tutti. Vorrei fare un applauso al presidente Anatoli. Applausi.
gestione di domanda politica e la gestione economica e finanziaria. Volevo dire questo. Valerio, su Valerio veramente si potrebbe girare un film, essere Valerio Bianchini, perché lo dico non come amico, un amico che è molto coinvolto, perché la sua bellissima figlia è la mia veloce, quindi mi sento proprio legato. Però io direi che Pesaro, questa città che ha veramente il sangue caliente per la pallacanestro, che vive è nel pallone, che nella giornata in cui vince è lieta e serena, quando perde è angustiata e si chiede perché. Vorrei fare una proposta che ho fatto ai tempi a Siena, che poi dopo non è stata resa operativa per un po' di ignavia. Volevo portare all'Oscar un Monicelli che ho avuto la fortuna di conoscere, di frequentare, e a quel punto avevo chiamato anche Sofia Loren in America per vedere di parlare agli Oscar Award. Non è andata bene la cosa, però vorrei proporre a Pesaro, questi amici, veramente di creare un momento d'opinione proprio da Pesaro per Valerio sulla volontà, perché uno che vince tre scudetti. Thank you.